Eccoci qua, sono state settimane molto impegnative, è da tanto tempo che non ci vedevamo. Sono contento di essere di nuovo qui con voi. Oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale, un unboxing che nessuno ancora ha mai fatto, quindi è una roba eccezionale. State collegati fino alla fine. Sigla! Ecco qua! Non è una sponsorizzazione, chiaramente. Holo Store non mi sta pagando, ovviamente, però ve lo voglio segnalare. È un negozio in cui mi sto trovando veramente bene. Sono gentilissimi, hanno una vastissima scelta di prodotti e di oggetti che a noi appassionati piacciono tanto, quindi ve lo consiglio a tutti. Holo Store. Cosa c'è qui dentro? Andiamo a vederlo. È arrivato il lui? No, non è il Mavic 3. Perché non è il Mavic 3? Perché di questo video? Perché ho fatto una scelta e ve la voglio spiegare velocemente. Ho provato il Mavic Pro 3, un drone eccezionale, ma io avevo bisogno di un drone per aumentare, diciamo, la capacità di rilevazione aerofotogrammetrica. Quindi il mio scopo era quello di trovare un drone che avesse delle grandi capacità di riprese fotografiche, che avesse un'alta risoluzione e quindi un drone in buona sostanza che potesse aiutarmi per fare poi quello che principalmente è il mio lavoro, che è quello di utilizzare il drone soprattutto per fare aerofotogrammetria, quindi rilievo col drone, poi nuvolo di punti e quant'altro. E ho deciso di prendere l'Air 2S. E vi spiego perché. Per tre motivi principali. Il primo motivo è perché di fatto, dal punto di vista di risoluzione, sì è vero, questo è mezzo pollice, l'altro è 4/3, sicuramente il sensore è più grande, però la risoluzione fotografica alla fine, dal mio punto di vista, per quello che devo fare io, non cambia di molto. A 50 metri questo è un pixel equivale a 1,14 cm, mi sembra. Col Mavic 3 Pro arrivava intorno al centimetro. Secondo punto, è un drone più compatto, è un drone sicuramente più leggero, questo sono 595 grammi. Il Mavic 3 lo hanno portato, dice, a sotto 900 grammi, però qui sono più tranquillo. Siamo intorno ai 600 grammi, sicuramente non corriamo rischio, nessuno di noi, che succeda un domani non possa essere utilizzato in A2. Il terzo motivo è il prezzo. È vero che il Mavic 3 sicuramente è un drone sicuramente professionale, tutto quello che vogliamo, ma 2000 e passa euro per la versione base, secondo me non ci siamo proprio, siamo fuori da ogni logica commerciale. Questo è il mio modestissimo parere, cioè non mi sembra che la differenza di quel che ho visto anche dai vari video dei colleghi Air 2S e il Mavic 3 Pro sia giustificato più di 1000 euro di differenza a parità di combinazione. Questo è il pacchetto combo, cioè il pacchetto, diciamo, più ampio e più esteso con due batterie. Adesso lo apriremo, non è un unboxing, l'avrete visto centinaia di volte, ma siccome è arrivato lo apro. 1300-1400 di differenza, cioè praticamente con il prezzo di un Mavic 3 in versione, diciamo, combo, ci compriamo due combo praticamente di Air 2S. Secondo me la differenza non è giustificata. È vero che lui vola per 30-32 minuti, l'altro sulla carta per 45 minuti, però vi assicuro che nel 99% dei casi in cui noi dobbiamo fare delle riprese video, in cui dobbiamo fare una fotogrammetria, in cui dobbiamo fare comunque il nostro lavoro, mezz'ora alla fine quasi ci annoiamo. Poi abbiamo tre batterie. Quindi andiamo all'unboxing e non perdiamo altro tempo. Eccolo qua. Spellicoliamo come fanno i colleghi, quelli bravi, voilà, via tutto quanto, la parte, pellicola, quello che è, via. Leviamo i sigilli di garanzia che ci sono stati messi. Ecco, esce lentissimamente questo pack. Voilà, non scherzano però, Qui dentro ci saranno tutte le varie questioni, tutte le varie eliche, bla 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 bla. Quello che ci interessa è subito andare nel vivo dell'operazione per renderci conto anche, e vi spiego uno degli aspetti che a me premono molto quando faccio, eccolo qua, molto ben sigillato, eccolo qui. Lo conoscete, l'avete già visto, però è un piacere, come sempre, poterlo, come dire, toccare con mano. 600 grammi scarsi, sensori, questa cosa è molto importante, dei sensori che hanno messo DJI nella parte alta, perché è vero che non hai i sensori laterali, ma nella parte alta ci consentirà di sicuramente schivare molto meglio gli ostacoli. Ora io tendo a non mandare a schiantare i droni contro gli alberi, però potrebbe succedere di tutto. Dentro abbiamo tutto quello che serve, radiocomando, le eliche, immagino, solite eliche in dotazione, le batterie, apriamo di qua, ecco qui, quindi apriamo perché ci fa piacere aprire, ma
qui abbiamo non una, signori, ma due batterie, voilà, eccole qua, una, due batterie. Poi abbiamo chiaramente il caricatore, l'alimentatore, mettiamo tutto qui. Il radiocomando, questo è il radiocomando, lo conosciamo, è quello OcuSync 3. No, mi ricordo, forse questo è OcuSync 2, ma comunque noi che ce ne frega, diciamo che quello dobbiamo fare, non dobbiamo andare a 12 km di distanza, non è una cosa che né si può fare né che ci interessa. Ve lo faccio vedere, comunque lo conoscete bene, qui ci sono gli stick, che è una cosa più comoda che hanno fatto DJI ultimamente, e questa è una cosa veramente eccezionale. E va alla grande, questa è la slitta nella quale montare tutte le batterie, bla 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 bla, poi avremo qui dentro le eliche, tutti i vari ricambi, apriamolo, ormai siamo qui dentro. Qui dentro abbiamo la scatolina, guardate qua, tutta la serie di eliche di ricambi, abbiamo tutto un set completo. Oh signore, qua, quante eliche abbiamo, possiamo schiantarlo 300 volte. Apro questo perché sono curioso di vedere cos'è, perdonatemi amici di Sonac, che cavolo, cosa si sono inventati. Ah, questa è una roba fantastica, scusate, non sapevo. Ecco, questa è una cosa che sicuramente voi sapevate. Sono i filtri molto molto importanti, perché solamente riusciamo a minimizzare la quantità di luce che entra dentro. Molto 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 comodo. Perché Mavic Air 2S? Nello studio noi utilizziamo molto quelle che sono le potenzialità del drone per l'aerofotogrammetria. Quindi quello che farò nei prossimi video, diciamo un nuovo taglio editoriale di questo canale, è quello di spiegare ai colleghi, non a caso si chiama Drone Arc, quindi cercherò di fare più arc che drone, è quello di capire come fare attraverso il drone un'aerofotogrammetria, quindi un rilievo aerofotogrammetrico. Io mi rivolgo sicuramente a tutti esperti di droni, però magari c'è qualcuno che è rimasto ancora qualcuno che i droni non li ha mai pilotati e si sta chiedendo che cosa sia questo strumento. Questo è il gimbal su tre assi, praticamente ruota nel senso orizzontale e verticale, fa sì che sostanzialmente le immagini siano sempre stabilizzate. Eccolo qua, il vero motivo per cui questo è un grande drone, lo vedete? 20 megapixel, un pollice, di sensore, cosa dire? Chiaramente questa è la base per quello che sarà il nostro lavoro, cioè è chiaro che avere 20 megapixel, un pollice, un centimetro, a 40 metri praticamente un pixel, un centimetro, capite che sostanzialmente io ho una precisione del mio rilievo intorno al centimetro, che per una fotogrammetria di un edificio dall'esterno, insomma, stiamo messi bene, ecco, insomma, magari avete sempre una precisione di questo livello. 20 megapixel per il drone Air 2S, 20 megapixel per Mavic 3 Pro. Sì, è vero, l'altro è un micro 4 terzi, quindi più grande, lui è leggermente più piccolo, quindi sicuramente renderà qualcosa meno, ma vi ho detto prima, un centimetro e 14 circa a 30 metri di distanza, l'altro circa un centimetro, quindi ci possiamo stare tranquillamente, e il doppio del costo non vale la pena, dal mio punto di vista assolutamente non ne vale la pena. L'altra cosa che a me non piace di Mavic 3 Pro, ve lo dico, l'ho visto anche nei video dei colleghi, ma poi l'ho visto nell'utilizzo di questo mio amico che lo ha comprato, è quella cosa dello zoom. Secondo me quella è proprio una boiata pazzesca, quindi praticamente la posizione buona è l'1x, 7x e basta, che poi dopo passa a 12 megapixel, cambia sensore, cambia risoluzione, cambia la posizione, fa proprio uno scatto quando superi il 7x, quindi boh. Ecco quello che fa impazzire dei droni DJI, è la consistenza, è la solidità. Ho provato Asban, Parrot, anche un ottimo caso di droni, Xiaomi, però non è per, voglio dire, tanto non ce n'è bisogno, DJI non ha bisogno certo di me, ma onestamente la fattura dei droni DJI è diversa, anche diciamo la resa che hanno i braccetti quando li chiudi, no? Non so come dire, sia proprio la sensazione di un prodotto che è fatto in un modo sicuramente superiore, diciamo, superiore allo standard, alla media delle case concorrenti. Poi si può discutere settimane, ore, mesi interi sul discorso del prezzo, sul discorso che picchiano giù duro, però la qualità onestamente, anche in volo, quello che fa il drone DJI, la stabilità che ha il drone DJI, la risposta che ha lo stick del drone DJI, secondo me per adesso costano, però hanno un livello eccezionale.
E infine, naturalmente, non posso non fare una breve nota su lei, la telecamera che è protagonista di questo video, la Sony ZV-10. Sembra una sciocchezza, ma il flip è rovesciato e la luce rossa intorno al display, vi assicuro che per me, soprattutto che non ci vedo un accidente senza gli occhiali, è fantastico, perché vedo quando riprende, perché un sacco di volte ho fatto le riprese e non sapevo che non stavo riprendendo niente. A me piace più lui, DJI Air 2S, grande drone, un drone già uscito da tempo, secondo me per quel che devo fare va benissimo. E adesso lo metto in carica, andiamo sul sito, sul posto, e vi faremo tutto quello che serve per poter fare un rilievo aerofotogrammetrico dalle riprese col drone fino alla restituzione in Revit. Saranno 2 o 3 video, quindi vi annoierò per un po' di tempo. Sono contento di essere di nuovo qui con voi. Vi ringrazio, vi saluto. Mavic Air 2S, a presto, ci vediamo in volo e con voi alla prossima volta. Ciao da DroneArc!